Cenerentola. Cenerentola era una fanciulla brava quanto bella, che viveva in un paese lontano, con una matrigna cattiva e due sorellastre brutte e perfide. Costoro, gelose della sua bellezza, la tormentavano con infiniti dispetti e la costringevano a lavorare duramente per tenere in ordine la casa. Un giorno il re dette in onore del principe un gran ballo, al quale vennero invitate tutte le fanciulle del regno. Anche le sorellastre di Cenerentola si agghindarono e si recarono al ballo. Rimasta sola, Cenerentola scoppiò in pianto, perché anche a lei sarebbe piaciuto andare al ballo del principe. Ma al suono dei suoi singhiozzi comparve una buona fata. Costei agitò in aria la sua bacchetta magica e istantaneamente il logoro grembiule di Cenerentola divenne uno splendido abito da ballo. Al posto degli zoccoletti spuntarono ai suoi piedi due magnifiche scarpine di cristallo. E una vecchia zucca divenne una lussuosa carrozza, dove Cenerentola salì felice, dopo aver ringraziato la buona fata, per recarsi al palazzo reale. La fata le raccomandò di tornare a casa prima di mezzanotte, perché a quell'ora sarebbe cessato l'incantesimo. Quando giunse al palazzo reale, Cenerentola stupì tutti per la sua bellezza. Il principe danzò solo con lei, con grande rabbia della sua matrigna e delle sue sorellastre, che non l'avevano riconosciuta. Cenerentola era così felice che non si accorgeva che il tempo passava. Ma quando sentì scoccare la mezzanotte, abbandonò precipitosamente la festa, perdendo una scarpetta di cristallo lungo le scale. Il principe tentò invano di raggiungerla e, trovata la scarpina, proclamò che avrebbe sposato la fanciulla che sarebbe riuscita a calzarla. Ma nessuna fanciulla del regno aveva un piede così piccolo. Il principe giunse anche in casa di Cenerentola e le due sorellastre tentarono invano di calzare la scarpina. Cenerentola
chiese allora timidamente di provare anche lei la scarpetta di cristallo e, appena l'ebbe calzata, il principe la riconobbe. Come aveva proclamato, il principe portò Cenerentola al palazzo reale e la sposò. Mentre la sua matrigna e le due sorellastre si logoravano d'invidia.